Ecco la sigla, nuovo appuntamento con Mayday News. Oggi vi proponiamo l'intervista e la musica di Zibba, qui su Radio Colbe. Mayday News, la musica dei protagonisti. Protagonista di questo appuntamento con Mayday News, Zibba, ben trovato con Mayday News. Buongiorno, come stai? Bene, bene, tutto bene. Siamo pronti per parlare con te di questo nuovo disco. Noi ci siamo sentiti non molto tempo fa in occasione dell'altro lavoro e invece oggi parliamo di questa nuova produzione, Come il suono dei passi sulla neve. Un titolo molto poetico, il rumore del suono dei passi sulla neve produce un effetto molto particolare. È questo che tu hai voluto trasmettere attraverso questo disco? Sì, beh, in sostanza quello che abbiamo voluto trasmettere è che insomma, forse in questo momento storico nostro, insomma, di esseri umani abbiamo bisogno di un po' di silenzio per starci un po' ad ascoltare, per vedere che cosa fare, come comportarsi da qui in avanti, visto che secondo me ce n'è molto la necessità. E quindi questo quasi non suono che è quello dei passi sulla neve era un suggerimento, insomma, per arrivare a questo concetto. Potremmo definirlo anche un disco caldo, così come si diceva una volta a proposito di dove avete registrato questo disco? Beh, assolutamente sì, il disco è stato registrato nelle Marche, in un forno Hoffman che all'inizio del Novecento era destinato alla cottura di mattoni, adesso noi abbiamo deciso di trasformarlo in uno studio di registrazione, abbiamo fatto il disco lì smontando lo studio e rimontandolo all'interno di questo forno, creando un'atmosfera molto particolare che poi insomma nel disco si percepisce perché c'è un suono molto naturale, molto, molto bello secondo me. Come è stato recepito insomma questa idea dal resto di Alma Libre? Molto bene, subito Stefano che è il nostro bassista e anche il nostro fonico aveva un po' di timore che potesse essere una cosa un po' difficile, però poi in realtà si è rivelato una bella esperienza perché c'era un ottimo suono, quindi siamo stati molto contenti. Senti anche collaborazioni anche in questo disco come Roy Pace, Geno Finardi, Vittorio Descalzi e Carlotta, oltre ad altri, insomma, si arricchisce sempre del contributo di altri amici, ospiti, come a volte insomma capita nei tuoi dischi. Sì, beh, sai, a me piace molto collaborare. Ricordo che quando ero bambino e uscì Banana Republic, che era quel disco di De Gregori e Dalla insieme, io rimasi affascinato dal fatto che uno cantava le canzoni dell'altro e si scambiassero insomma, queste cortesie sul palco e nel disco. E quindi, affascinato da questa cosa, ho cercato poi nella mia piccola carriera musicale di fare un po' lo stesso, quindi di coinvolgere sempre grandi ospiti, di coinvolgere sempre persone che stimo molto musicalmente per fare insieme un pezzo di strada, un pezzo di disco, e sono molto contento che questo sia accaduto. Sono 11 tracce, giusto, in questo disco? Beh, in realtà le tracce sono 16, però sono 11 canzoni, più altre 5 tracce di poesie e cose lette da amici, attori e comici piuttosto conosciuti, fra l'altro, che hanno voluto regalarmi un po' della loro arte, hanno inframmezzato le canzoni con questi piccoli spunti poetici che hanno reso molto particolare questo disco per il mio. Ci sono alcuni brani insomma che hanno suscitato un po' di curiosità, un po' di interesse, a partire da Asti Est, dedicata a un casello autostradale addirittura. Sì, Asti Est è dedicata esattamente al casello di Asti Est, che è quello del casello di Asti per quelli che arrivano come me dalla Liguria, no? E in realtà questa canzone racconta di una nottata passata lì da quelle parti ed è stato molto buffo sentire poi cantare da Eugenio Finardi alcune parole di questa canzone che riguardano insomma una serata un po' particolare. So che a lui è piaciuta molto e quando abbiamo registrato mi ha anche chiesto diverse volte il significato di alcune frasi, era molto interessato, quindi è stato molto bello anche da quel punto di vista la collaborazione. Poi c'è il brano Aria di Levante, che è quella insomma che è stata inserita nel doppio album La Leva Cantautorale, e diciamo non è proprio una novità per te questo brano? Esatto, sì, è una canzone che avevo già scritto e cantato in questo doppio disco della Leva Cantautorale. In realtà l'abbiamo reinserito anche qui perché è una canzone che è piaciuta molto a chi ci ascolta e ci hanno chiesto in molti di inserirla in qualche disco, in qualche album, perché poi in realtà
è stata una parentesi nostra, quella lì legata al Tenco, un po' particolare, no? Perché ci siamo trovati catapultati su questo palco strepitoso dove insomma tutti sperano prima o poi di andare a finire, e quella canzone scritta apposta per una compilation del Club Tenco era rimasta nel cuore dei nostri ascoltatori, e quindi abbiamo voluto reinserirla in una versione ovviamente un po' diversa per non fare la stessa identica cosa, Certo. però se, a parer mio, insomma, il fatto di essere piaciuta così tanto a chi ci ascolta è stato un bello sprono per noi, perché è un brano anche un po' particolare, un po' diverso da quelli che facciamo di solito, quindi. Poi c'è il brano che ha vinto il premio Bindi nel 2011, anche di lunedì, insomma questo racconto assurdo, una serata assurda, chiacchierata assurda, di un lavoro assurdo, una canzone assurda, insomma. realtà è una canzone che è stata scritta in furgone insieme a Stefano e Fabio, che sono due dei membri degli Arma Libre. Stavamo andando a suonare a Chieti, reduci da una serata in provincia di Pesaro che ci aveva regalato non pochi spunti per scriverci sopra, abbiamo deciso appunto, di scrivere una canzone e di farla diventare poi una degli inni di questo nuovo disco, facendo anche sì che, insomma, che anche le persone che ci ascoltano possano in qualche modo capire cosa succede quando sei in giro a suonare in furgone, che non è una vita sempre, sempre bellissima e facilissima, No, che è condita di varie cioè, cose, insomma. sì. La conosco, diciamo, ti posso capire. Senti, passiamo poi al brano in cui c'è la collaborazione con Roy Paci, questo ritmo reggae simpatico, divertente. Com'è andata questa collaborazione? Questa collaborazione è diversa dalle altre in parte, perché in realtà io e Roy non ci siamo mai conosciuti prima, la nostra produzione aveva piacere insomma, a fare questa collaborazione con Roy Paci, credo non solo per esprimere valori artistici, ma anche perché poi in realtà è un nome che in qualche modo ci fa gioco avere nel disco. Certo. Quindi abbiamo fatto questa cosa, diciamo, un po' più a livello discografico, almeno nella prima fase, e poi in realtà la cosa molto bella è che Roy Paci si è appassionato a questa canzone, ha voluto non solo suonare la tromba, ma arrangiare tutti i fiati e tutta la canzone, poi suonare la tromba sul finale, e ha fatto un bellissimo lavoro che secondo me ha dato un vestito molto particolare a questo brano, che prima era un po', come dire, un po' più morbido, no? Lui ha dato questa spinta un po' caraibica, molto, molto personale, molto sua, che si è sposata benissimo con le parole, e sono contento perché è il primo singolo che sta uscendo e piace molto anche alle radio, quindi è Sì, stata il una ritmo canzone è molto bella. piacevole, anche già solo il ritmo è piacevole, è gradevole. Bene, bene, un'altra conferma. Senti, c'è anche il brano in dialetto, non lo pronuncio per non rovinare il dialetto ligure. Non ti Dillo te, preoccupare. dai. Sì, questo brano si intitola Omema, Esatto. che in dialetto ligure vuol dire due cose: il mio mare e il mio male. È una canzone che mi è stata ispirata da un libro di un autore che si chiama Ficarra, che un giorno mi è stato messo davanti da un caro amico. E ho aperto questo libro e nella prima pagina c'era questa riflessione su questa frase. Così sono venuto a casa, ho scritto questa canzone, poi quando è stato il momento di finirla, purtroppo ero sotto l'alluvione che ha colpito lo scorso ottobre di Genova, quindi è stata conclusa sotto un temporale tremendo, e poi ho voluto fortemente che la cantasse con me Vittorio Descalzi, che è uno dei miei idoli, credo una insomma, delle voci più rappresentative della musica ligure, anche perché, sempre per parlare di collaborazioni, il suo primo disco, che è del 69, era stato interamente scritto da Fabrizio De André su poesie di Riccardo Mannerini, quindi un lavoro che includeva tre grandi artisti liguri in una sola opera, e mi ha aiutato anche nella stesura poi del testo in genovese, perché lui è un po' più esperto di me, e quindi è stata una collaborazione anche quella molto bella, molto sentita. Continuando in questa, insomma, stiamo spulciando un po' questo disco con le sue canzoni, arriviamo al brano Come il suono, che dà il titolo, insomma, il title track del disco, che insomma, nelle note viene specificato che questa frase, insomma, di meno efficace di alberi ed inverno nel farci portavoce dell'eterno, una frase che ti ha stimolato nel scrivere questa canzone, una Ma frase di guarda, Michele questa Serra, canzone quindi. mi è stata ispirata da un bellissimo libro che si intitola Cerimonie di Michele Serra,
dove in uno di questi racconti, che secondo me è insomma, un libro molto, molto bello e molto profondo, in uno di questi racconti si raccontava di questo albero che doveva essere tagliato. Lui faceva questa riflessione su quanto a volte dispiace alle persone quando devono tagliare un albero secolare, no? Perché è come se in qualche modo gli alberi più efficacemente di noi umani tentassero di rappresentare l'eternità, perché è vero, gli alberi sono lì, tu non fai mai caso quanti anni hanno, se invecchiano o meno. Mi era piaciuta molto e quindi ho riportato questa frase in una mia cosa di vita quotidiana ed è finita in una canzone. Senti, passiamo direttamente al brano in cui c'è questa collaborazione, questo duetto con Carlotta, una collaborazione anche interessante, no, per certi versi. Beh, io credo che Carlotta sia una delle più grandi artiste che abbiamo in Italia, un po' sottovalutata forse perché è molto giovane, anche perché ha iniziato da non molto tempo, e in qualche modo ho voluto insomma, darle la possibilità di farsi sentire anche attraverso il mio disco, perché la stimo molto. Quindi gli ho proposto questo brano che è l'unico del disco suonato interamente in elettronica, quindi a parte il violino che dà qualche nota, poi il disco è tutto suonato con strumenti finti. Ha un'atmosfera molto particolare, un brano che è stato scritto a Torino, che in qualche modo insomma, mi lega un po' a una storia particolare che mi è successa un paio di anni fa. E sono contento di questa collaborazione, è venuta molto bene ed è già uno dei brani preferiti di chi ascolta il disco, quindi vuol dire che anche qui insomma, abbiamo fatto una cosa che funziona, che piace. Esatto. Va bene, allora noi ti salutiamo e incoraggiamo, insomma, i nostri radioascoltatori ad ascoltare come fa il suono dei passi sulla neve ascoltando questo bel disco di Zibba e Alma Libre. Grazie di essere stato nostro ospite. Grazie mille, un abbraccio. Mayday, mayday, I've been shot, mayday.